Vedi, vedi, guarda, wow. Questa era una tana di ragno. Non ci posso credere, ragazzi. Guardate, immaginatevi le dimensioni di questo ragno qua. Cosa c'è? Erika, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa? Ciao a tutti, cuoricini. Ciao, cuoricini. Ciao. Ciao a tutti. Dove siamo, ragazze? Casa della nonna. Oggi prendiamo una ragnatela. Cosa? No, cosa era una fare? Sorpresa. Va bene, dai. Cosa volete fare? Una ragnatela. Una grande. Ragnatela. Sì, una grande che allora, vuole agire. Sono giganteschi quei ragni lì. Lo sai? E c'è un buco grande, grande. Anche quelli. E adesso piccoli. Andiamo a cacciarli. Vi insegneremo come cacciare i ragni giganti. E anche quando eri piccolo avevi preso una ragnatela. Quando ero piccolo, dopo vi insegno come fare. Potete farlo anche voi, però non so se ci sono anche in Italia. Ma, cuoricini, dovete fare attenzione. Perché tanta attenzione. Molto sono molto pericolosi. Sì. No, perché Erika si è fatta male perché è caduta. Sì, vi voglio far vedere quello che... a Erika. Sì, poco fa è successo prima di cominciare a fare questo video. Sì, dalle un abbraccio, piccolina, pianto Erika. Si è fatta una bua. Un pochino, aspetta, vi voglio far vedere. Guardate. Ha rotto la unghia. Tutto a posto? Tutto bene? Andiamo. Se siete pronti? Sì, siamo prontissimi. Intanto vedete il giardino della nonna? Sì, lì sono le galline. Allora abbiamo messo questo. Sì, guardate cosa abbiamo messo a cuoricini. Praticamente lei correva e si è inciampata. E con questo. Sì, lo spigolo l'ha preso. Dai, lasciamo questo. Andiamo. Così non si fa male più. Ehi. Dove andiamo? Ehi. Dalle galline? Spostati. Ma entriamo da questa parte? Attenta Erika, dai. Alza il piede. Ma no, direi di prenderla in braccio. Guarda che c'è. Dai. Chiudo io tutto. Meglio di prenderla in braccio. Vanessa, tu hai preso le scarpe, giusto? Tutte e due. Ciabatte. No. Come si chiamano? Scarpe, vabbè. Scarpe. Ecco qua le galline. Vanessa, ma li stai spaventando? Sono anche i conigli, lo sai? Sì. Anche i conigli? Sì. Dove sono i coniglietti? Là. Qua dentro? Sì. Wow! Aprire la porta, lo sai? Aspetta, sì, farò meglio di aprire la porta. Attenzione alla testa, anche tu, non farti male. Apriamo qua. Vediamo i coniglietti. Oh, eccoli, no, ma vuole uscire questo. Guardateli, sono due coniglietti! Guarda che carini! Cosa mangiano? Cosa mangiano? Cosa mangiano? Vanessa, cappuccio. Cosa mangiano? Pipa! Cappuccio, perché questi coniglietti non mangiano le carote. Una cosa molto strana, però. Andiamo! Ecco il suo palloncino. Dai, che lo... Dai! Mi sono spaventata! Andiamo. Allora fate attenzione perché possono essere dappertutto quei ragni. Vanessa, mi raccomando, attenta dove metti il piedino, perché quei ragni sono dappertutto qua. Dove ci sono le galline no. Però... Dove sono le galline? Perché le galline li mangiano. Sì, penso di sì. Allora, guardate per terra perché fanno dei buchi. Allora, per prima cosa, cuoricini, bisogna cercare i buchi. I buchi più grandi, meglio è. Le ciliegie! Ecco qua le ciliegie! Aspetta che devo mangiare una ciliegia. Ho trovato uno. Hai trovato? Dove? Io l'avevo visto. Guarda anche il ragno, si vede. Sì, si vede il ragno. Aspetta, allora, guardate qua. Questo è il buco. Sì, si è mosso. Ascolta, guardate qua. Allora, avete bisogno di un filo perché stai fermo. Metti il piedino giù. Caviglia, così. Avete spiega tutto, papi. Di un filo e di Play-Doh. Play-Doh? Sì, come si chiama questa? Plastelina. Plastelina e Play-Doh. Allora, fino a 3 anni non possono usarlo i bambini. Prendete un pezzettino
Dipende dal buco. Se è più grande, più grande sì, un pezzo più grande, più grande, se è piccolino, sì, così deve entrare. Ah, ok. E no, Vanessa, attenta. Non devi vederti. Allora, la schiacciamo un pochino. Sì? Mettiamo il filo, un po' di filo dentro. Che attacca sì, di si... più. Sì, 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 si attacca. E la giriamo così. Vediamo. Mamma, ne ha trovato un buco. Deve essere morbidissima, mamma, se no non attacca bene. Guardalo, guardalo, è uscito ancora di più. Lo vedi? Sì, aspetta, aspetta. È rientrato? Sì, è rientrato, Erika. Vanessa, stai lontano. Stai lontano. Ma non abbiamo preso un vaso. Un vaso? Vado a prendere io. Aspetta. Dai, guarda, prima guarda, vediamo, guarda, proviamo. Dai. Aspettiamo. No, va a prendere Vanessa un vaso. Ok, dai, vediamo. E io sto qua con voi. È più meglio. Ma cosa stai facendo adesso? Tipo lo arrabbi? Sì. Stai arrabbiando con quel Play-Doh. Vediamo, vediamo, ragazzi. Vediamo il morso. Aspetta. Mi raccomando, quando lui esce fuori dobbiamo allontanarci. O mi sa che ci morderanno noi. Vediamo, ma vediamo, noi. Se, vediamo se è morso. Oh! Guarda qua. Wow, aspetta, aspetta, wow, ma che denti grandi! Guarda qua. Non ci posso guarda, credere. Guarda qua che taglio. Wow, ma è velenoso? Sì, molto. Veramente? Sì, tutti i rani qua sono velenosi, però questo qua è gigantesco e ha una dose di veleno più potente. Non ci posso credere, ma veramente stiamo facendo una cosa pazzesca. Stiamo facendo una cosa molto pericolosissima. E voi cuoricini dovete fare attenzione se volete farlo anche voi. No, guarda, guarda che taglio. Wow. Non fatelo cuoricini, è una cosa molto... Sì, non fatelo da soli. Pericoloso. Da soli no, 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 la dovete con fare i genitori. Con i genitori. Anch'io quando ero piccolina facevo questa cosa e prendevo tanti rani e non avevo neanche paura. Perché stai... E perché adesso hai paura? Perché sono cresciuta, non lo so, forse l'istinto di essere una madre ha cambiato un po' le mie emozioni. Sono no. Diventata... I maschi tornano. I maschi, no, nessuna paura, maschi. Vediamo quanti maschi abbiamo qua. Allora. Scrivete giù nei commenti. Andiamo. Maschi e femmine. Così? Andiamo. Cosa? Ho visto uno praticamente tre volte più grande di questo. Veramente? Sì, andiamo a provare quello lì. Andiamo, andiamo, andiamo. Cuoricini, abbiamo cambiato quel buco. Erika, poverina, sta arrivando. Vanessa la sta aiutando. Sta portando la sedia. Sì, gli sta portando la sedia. Dopo dobbiamo andare a disinfettare di nuovo la ferita. Ok. Vanessa, attenta quando metti quel... Dai, ti aiuto, amore, dai. Sì, sì, sì. Erika, vieni qua, prego. Attenta, attenta al dito. Ecco, questo buco. Sì, veramente stai attenta al dito. Sì, proprio che non esce il ragno e ti morde il genitore. È proprio buono! Dai. Allora, io sto riprendendo. Ah, dai, papi. Dai, papi, dai. Dai, io sono prontissima. Hai visto? Sì. Hai ripreso, sì. Mami? Sì, ho ripreso tutto, non lo so quanto. Aspetta, prendi il vaso. Prendi il vaso. Prendilo. Wow. Dai, ce l'abbiamo fatta. Questo è uscito subito, eh? Sì. Ascoltami. Andiamo. Cosa c'è? Il palloncino. Tranquilla, c'è un altro. Due ci sono. Ragazzi. Attenti qua. Ecco. Oddio. Dai, Vanessa, sposta. Guarda che taglio, guarda. Guarda. Stai. Wow. Fate silenzio, ragazzi, dai. Dopo mettilo subito lì. Dai. Sì, ero quasi vicino. Però. Ragazze, non vi avvicinate. Bello. Velenoso. Ecco, io lo vedo.
No, 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 no. Cioè, non vuole uscire? No. Scusa, guarda cosa gli ha fatto. Aspetta, 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 aspetta. Vediamo. Mamma mia. Fammi vedere. Una cosa. Fammi vedere quello che fa. Cos'è? Guarda. Un fuoco grande, wow. Grande. Dov'è? Guarda. Wow, ma questo è grandissimo. Erika con la sedia, poverina. Come una vecchietta. Che sei? Ti voglio tanto bene. Io no, non so. No, no, io lo vedo. Hai visto il ragno? Sì, l'ho visto anch'io. No, wow. Guarda, no, è grandissimo. Guarda, vedi, vedi, guarda. Wow. Questa era una tana di ragno. Non ci posso credere, ragazzi. Guardate, immaginatevi le dimensioni di questo ragno qua. Ma cioè così? Un ragno così? Sì, pensa quando aprono le zampe. Quando, ma come sei sono sicuro grandi. Che non serve un pezzettino più grande di quella? Di quel Play-Doh? Mi sa che devi mettere ancora un po' di Play-Doh. Mi raccomando, dovete allontanarvi se lui esce fuori, perché veramente è un ragno gigantesco questo. Sì. Shh, adesso stiamo zitti. Facciamo silenzio. Sono sicura. Cosa c'è? No, qui non c'è. No, non ci posso credere. Forse è andato da un'altra parte. Ragazzi, mi sa che niente, c'è niente. Attenzione. C'è un buco, c'è un ragno. Andiamo, andiamo allora. Cosa c'è? Erika, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa? Non ci posso... Ragazzi, cosa è successo? Vanessa, stai lontano. Vanessa, allontanatevi. Erika, cosa c'è? Ti ha mosso il ragno. Sì, perché avevano usato il mio sangue. Papi, prendila, prendila veloce. Veloce. Corri, 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 corri. No. Mamma, dobbiamo fare qualcosa subito. Subito. Vediamo, spostati. Spostati, spostati. C'è sangue. Ti gira la testa? Sì. Ti viene anche da vomitare? No. No, no, tutto bene. Ti dico, io ne ho visto quella buca. Sì? Io ne ho visto un ragno. Sì? Aveva 2-3 occhi dietro. 4 occhi qua. Non ci posso credere, veramente. È uno veleno. Ti ha morso, lo sai perché ti ha morso? Perché ha sentito il profumo, l'odore del tuo sangue, per quello. Nonna, porta per favore un bandaggio! Veloce, veloce, veloce! Ecco, ecco! Dai, veloce, veloce, dobbiamo bandare! No! Papi, c'è tanto sangue! Erika! Non guardare qua! Non guardare, chiudi gli occhi! Chiudi gli occhi! Chiudi, 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 chiudi! Metti, veloce! Guarda, c'è sangue anche in giù! Mettilo! Più stretto, papi, dai, che sei con me. Cosa ridi, Vanessa? Fa male. Dobbiamo andare all'ospedale per fare la cultura per il veleno. Di sicuro c'è qualcosa. Papi, prendila veloce, andiamo a portarla. Guarda, giù per terra, tutto sangue, sta sanguinando. Veloce, ragazzi, chiudo tutto. Bravo, chiudo. Dai, portala veloce, portala.